Buongiorno cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 25 gennaio 2018. Questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Pordenone, il concerto pro olocausto della band Nazi Rock nel giorno della memoria. C'è un nome sinistra che sta per tornare in Italia. Leibstandarte, la divisione Waffen dell'SS, conosciuta come la guardia del corpo di Adolf Hitler. È anche il nome di un gruppo Nazi Rock di Lione, attesa ad Alzano Decimo, in provincia di Pordenone, il 27 gennaio, giornata della memoria, per un concerto nel club Langbart. Con un doppio sfregio in un cortocircuito storico carico di simboli e di ricordi ancora vivi. Beppe Sala fatica ad andare d'accordo con Renzi dopo il referendum, gli consigliai di saltare un giro. Il primo cittadino di Milano, intervistato sulla 7 a 8 e mezza, ha parlato dei suoi rapporti con il segretario Demma. Non ha nascosto la distanza su alcune posizioni, ma ha dichiarato: «Ho deciso di non essere tra quelli che si siedono sulla riva del fiume ad aspettarne il cadavere». Sull'indagine a suo carico nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Expo 2015 dice: «Se rinviata a giudizio non mi dimetto, non mi dimetto». Brasile, Lula condannato a 12 anni, non potrà essere rieletto. Sentenza politica. L'ex capo di Stato era stato condannato a 9 anni in primo grado per corruzione e riciclaggio. Il verdetto non gli permetterà di correre alle prossime elezioni. L'inchiesta ruota attorno alla proprietà di un attico di 216 metri quadri a Guarujá, sul litorale paulista, che secondo l'accusa è stato donato dal colosso delle costruzioni OAS all'ex presidente in cambio di appalti con la compagnia petrolifera statale Petrobras. Aldo Miciché, morto il faccendiere dell''ndrangheta che fece da tramite tra la casa Piromalli e Marcello Dell'Utri. Ex dirigente della Democrazia Cristiana, è stato segretario provinciale a Reggio Calabria e imprenditore del petrolio in Venezuela, dove per conto dei clan della Piana di Gioia Tauro avrebbe garantito il voto degli italiani all'estero. Per la direzione distrettuale antimafia, Regina era colui che ha messo in contatto le 'ndrine e il senatore di Forza Italia. USA, condannato ex medico della nazionale di ginnastica, rischia fino a 175 anni di carcere. L'uomo, già condannato a 60 anni per pedopornografia, era accusato di abusi sessuali da circa 160 ragazze. Lei merita di non uscire mai più, ha detto il giudice emettendo la sentenza. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Buon proseguimento con i nostri programmi.